Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saggio sulla Divina Volontà, volume 11, 17 dicembre del 1914. Figlia mia, anche tu puoi formare l'ostia
e misticamente consacrarla. Vedi la veste che mi copre nel sacramento? Sono le proprietà del pane con le quali viene formata l'ostia. La vita che esiste nell'ostia è il mio corpo, il mio sangue, la mia divinità. La disposizione che fa contenere nell'ostia questa vita è della mia suprema volontà. Questa volontà sviluppa l'amore, la riparazione, l'immolazione, tutto il resto che faccio nel sacramento. Tutto ciò mai si allontana minimamente dal mio volere. Non c'è cosa che esca da me che il mio volere non abbia determinato. Ecco come anche tu puoi formare l'ostia. L'ostia è materiale e del tutto umana. Anche tu hai un corpo materiale ed una volontà umana. Questo tuo corpo e questa tua volontà, se li manterrai puri, retti, lontani da qualunque ombra di peccato, sono le proprietà ed i veli con i quali posso consacrarmi e vivere nascosto in te. Ciò però non basta, poiché sarebbe come avere l'ostia senza la consacrazione. Ci vuole la mia vita. La mia vita è composta di santità, di amore, di sapienza, di potenza, ma il motore di tutto è la mia volontà. Quindi, dopo che hai preparato l'ostia, devi fare morire la tua volontà nell'ostia. E devi fare subentrare in tutto l'essere tuo la mia volontà. La mia volontà che contiene tutta la mia vita formerà la vera e perfetta consacrazione. Allora non avrà più vita l'umano, la debolezza, l'incostanza, poiché la mia volontà formerà la consacrazione della vita divina, della fortezza, della fermezza e di tutto ciò che io sono. Ogni qualvolta farai scorrere la tua volontà nella mia, cioè i tuoi desideri, tutto ciò che sei e vuoi fare, io rinnoverò la consacrazione. Allora in te, quale ostia vivente non morta, quali sono le ostie senza di me, io continuerò la mia vita. Nelle ostie consacrate, nelle epistidi, nei tabernacoli, tutto è morto, muto, poiché non vi è sensibilmente un palpito, uno slancio di amore che possa rispondere a tanto mio amore. Se non fosse che io aspetto i cuori per darmi a loro, sarei molto infelice, resterei defraudato nel mio amore e sarebbe senza scopo la mia vita sacramentale. Se ciò tollero nei tabernacoli, non lo tollero nelle ostie viventi. Io nel sacramento voglio essere nutrito del mio stesso cibo. Cioè l'anima fa suoi la mia volontà, il mio amore, le mie preghiere, le mie riparazioni, i miei sacrifici e li dà a me come cose sue. Di ciò io mi nutro. L'anima si unisce con me, tende le sue orecchie per sentire ciò che sto facendo, per farlo insieme con me, mentre replica i miei stessi attimi del suo cibo. Di ciò io sono felice. Soltanto nelle ostie viventi trovo la ricompensa per la solitudine, per il digiuno e perché, per ciò che soffro nei tabernacoli. È profondissima questa meditazione che Gesù fa e offre alla nostra attenzione, dove paragona l'anima che vive nel divin volere a un'ostia vivente. Quindi è un accostamento ardito quello che fa il Signore. E al tempo stesso molto profondo, perché attraverso l'analogia con le specie eucaristiche fa comprendere bene quali sono le disposizioni indispensabili perché il regno della divina volontà possa entrare nelle nostre anime. E dopo aver spiegato, ecco, che cos'è l'Eucaristia, quindi l'Eucaristia non è altro che il suo corpo, il suo sangue, la sua divinità, nascoste sotto le specie che sopravvivono soltanto come accidenti senza sostanza del Santissimo Sacramento, grazie ad un atto, ad un'operazione della Divina Volontà, per mezzo della quale Gesù resta vivo e presente nel Santissimo Sacramento, passa alla considerazione di un'anima che, volendo vivere nella Divina Volontà, ha la vocazione di essere ostia vivente. E allora passa subito
alla metafora, all'analogia che adesso su cui mediteremo approfondendola insieme. Dice: l'ostia è materiale del tutto umana. L'ostia è materiale perché è composta, come sappiamo, ecco, di acqua e farina senza lievito, pane azimo, quindi questa è materia, ed è del tutto umana perché è fabbricata dall'operazione e dal lavoro dell'uomo. Diciamo anche nell'offertorio della Santa Messa: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questa vita, questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. È umana. Allora, primo requisito, come dice San Paolo, il nostro corpo deve essere assolutamente puro. Quindi non ci deve essere nemmeno l'ombra del peccato, anzitutto nel corpo. E nel corpo si intende sotto tutti i punti di vista. Sapete, i peccati che si compiono con il corpo sono anzitutto i peccati impuri, ma non solo, sono i peccati di gola, che sono peccati veniali ordinariamente, ma sono peccati, quindi anche il nostro mangiare deve essere un mangiare nella divina volontà, d'accordo? Quindi che il mangiare nella divina volontà sappiamo che comporta, diciamo, un'esecuzione anche di questo atto come ricezione di amore di Gesù, che mette il tuo ti amo nei gusti dei cibi variegati che ha sottoposto la nostra attenzione, no? E che ne possiamo certamente gustare, ecco, ma sempre con moderazione, e anche qualche volta, come Gesù stesso ha fatto nella vita terrena, offrendo il sacrificio del digiuno e condendo, ecco, il nostro mangiare sempre con dei piccoli sacrifici, con delle piccole rinunce, in modo tale che al tempo stesso prendiamo il ti amo del Fiat Creante attraverso i sapori dei cibi, e prendiamo però anche, ci uniamo anche al ti amo del Fiat Redimente, perché noi non dobbiamo dimenticare che fino a quando siamo in questa vita siamo, ecco, anche in condizione di lotta, di riparazione dei peccati, eccetera, no? Non basta essere puri dalla lussuria e dalla gola, bisogna che il nostro corpo sia trattato santamente. E qui oggi viviamo in un tempo in cui il corpo è o idolatrato in maniera assolutamente inaccettabile o disprezzato, trasandato. Allora, supponiamo che ci abbia una relazione idolatrica col proprio corpo, lo curi eccessivamente, sia vanitoso, abbia ricorso addirittura, ed oggi è molto frequente, alla chirurgia estetica. Quel corpo non è disposto a ricevere il dono della divina volontà, a meno che non ripari questi atti. Un corpo che non si sappia trattare con decoro, e qui vale più per il corpo femminile che per quello maschile, ma anche per quello maschile, cioè vestirsi decentemente, che è una cosa molto più importante di quanto si pensi, perché una donna ben vestita porta al paradiso e profuma di paradiso, e anche un uomo ben vestito è altrettanto. Quindi con decoro, con rispetto, con modestia. La donna deve vestire al femminile, non al maschile, senza fare scuse o cose di questo genere. Ecco, la Madonna, che è l'immagine vivente della divina volontà, è anche l'immagine vivente della femminilità e di come essere vissuta. Quindi, il corpo non deve mai in nessun modo diventare, per nessun motivo, oggetto di esposizione o di provocazione altrui. Ecco perché io dico sempre, attenzione, ecco, ecco perché non si può, non si può, non si può, io non ci credo, d'accordo, vivere nella divina volontà se non ci sono queste disposizioni. Attenzione che Gesù dice corpo puro e volontà umana pura, adesso vedremo in che senso, sono le disposizioni necessarie ma non sufficienti, perché poi ci serve, spiega, la consacrazione. E poi vedremo che cos'è per fare di noi un'ostia vivente. Quindi il corpo è il livello, diciamo, è il più basso, e già su questo, capite, non basta essere puri nel corpo per essere santi, ma la perfezione su questo punto è richiesta per entrare nel regno della divina volontà, ed è il primo step, d'accordo? Anche se sembra tanto difficile, perché noi siamo così disordinatamente
attaccati al corpo, no? Quindi, se una persona diventa obesa, non sta trattando santamente il proprio corpo, e non solo per questioni estetiche, d'accordo? Ugualmente, se una persona diventa anoressica o è bulimica, e tutte le cose che girano intorno al corpo di oggi, deve sistemarle queste cose, perché quel corpo non è disposto, d'accordo, a costituire materia per diventare ostia vivente, che in altre parole questa è una metafora per dire un'anima che vive nel divin volere. Capite? Le donne che fanno uso eccessivo di cosmetici, di cose, di profumi, di impicci, cioè, quale divina volontà? Il modello deve essere sempre la Divina Maria, in tutto, che è l'incarnazione della Divina Volontà. Per gli uomini Gesù è, quindi anche gli uomini che vanno in giro trasandati, specialmente d'estate, con lo scusa del caldo, tra pantaloncini, ciabatte, cose di questo genere, bah, non c'è niente di soprannaturale in questo, c'è tutto di molto molto umano, capite? Il vestire soprannaturale tiene sempre conto di un certo decoro, comunque sia, non soltanto nel luogo sacro, dove certamente è inammissibile un calo, diciamo così, di stile non assolutamente consono, no? Ma anche in giro, fuori. Cioè, il decoro, cioè la divina volontà è cosa divina, è cosa soprannaturale. Che Gesù sarebbe andato in giro in pantaloncini e ciabatte e canottiera da basket? Ci sarebbe andato in giro? No. I santi ci andavano in giro? No. E come faccio io che voglio entrare nel regno della Divina Volontà andare in giro così? Ecco. Questa è la prima cosa. La seconda, la volontà umana. La volontà umana, attenzione, la volontà umana, attenzione. E deve essere anzitutto scevra dal peccato, puri, retti, lontani da qualunque ombra di peccato. Quindi noi sappiamo che la vita nella divina volontà comporta una fusione, cioè la volontà umana si sperde e si fonde con la volontà divina. Però attenzione, non si può sperdere e fondere con la volontà divina la volontà umana che sia ancora invischiata in miserie, in peccati grossolani, sia terra terra, sia anche molto molto spirituali, che proprio funzionano da, come dire, da idrorepellenza, mi verrebbe da dire, nei confronti della Divina Volontà. Qui facciamo un pochino di esempi, capito? Una volontà che indulge alla chiacchiera facile, alla mormorazione, e una volontà che concepisce affetti umani, malsani, attaccamenti di vario genere, non è affatto disposta alla Divina Volontà. Affatto. Una volontà, per esempio, che facilmente dice: oh, ma devo dire una bugia, dico una bugia di scusa. Ma non esiste proprio. La bugia di scusa è un peccato in senso stretto, è un peccato veniale, offende Dio. Se tu dici le bugie di scusa, stai tranquillo che non sei disposto a unire con la Divina Volontà. O una persona che indulge anche occasionalmente alle volgarità, che non sono tra l'altro peccati veniali, sono peccati gravi, non è affatto disposta all'unione con la Divina Volontà, no? E qui ha voglia di fare esami di coscienza. Quindi ci deve essere innanzitutto, come dire, uno sforzo ascetico di mantenere il corpo puro e la volontà umana pura e lontana da qualunque ombra di peccato. Questo per costruire l'ostia, cioè l'ostia non consacrata, quindi che è bianca, è questo. Quindi. Adesso, step successivo. Gesù dice: ciò non basta, perché sarebbe come avere l'ostia senza la consacrazione. Ci vuole la mia vita. La mia vita, ed ecco qui la divina operazione, però anche questa è una divina operazione che richiede un'ulteriore disposizione in noi. La mia vita è composta di santità, di amore, di sapienza, di potenza, ma il motore di tutto è la mia volontà, dice Gesù. Quindi, dopo che hai preparato l'ostia, attenzione, devi fare morire la tua volontà nell'ostia per far sobrentare in tutto l'essere tuo la mia volontà. Attenzione.
Questa operazione, morire la propria volontà, è un'operazione complicata, capite? Il Vangelo, che la liturgia, ecco, occasionalmente ha proprio presentato ieri, nel momento in cui sto facendo questa meditazione, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso. San Luigi Monforte ha scritto delle pagine fondamentali su questo. Rinnegare se stesso in tutto, anche nelle piccolissime cose. Cioè, ci deve essere un'operazione di trituramento della volontà umana, non soltanto nella lontananza dal peccato, ma per esempio nel tendere sempre a ciò che è più perfetto, d'accordo? L'ascolto delle ispirazioni interiori, l'astenersi dalle imperfezioni volontarie, l'essere capace di vedere in tutto, l'abbiamo visto già tante volte, in tutto quello che capita, ed unirsi, fondersi, la divina volontà. Una cosa che io desidero e che non è possibile fare, è un progetto che avevo e che mi è smontato, una situazione che desidero vivere oggi e che il Signore la manda diversamente, un appuntamento saltato, un incidente, qualunque cosa, d'accordo? Appena arriva l'occasione per dare la morte in questo senso alla nostra volontà, questo bisogna farlo. Perché la fusione con la divina volontà avviene quando c'è questa morte dell'umana volontà, quindi questa diventare veramente una pasta malleabile, e allora subentra in tutto l'essere tuo la mia volontà e forma la vera e perfetta consacrazione. Quindi spero che sia chiaro il processo che dobbiamo mettere in atto, e anche perché nelle recenti meditazioni tante volte sto insistendo sul fatto che non basta recitare l'atto preventivo e qualche atto attuale di unione per pensare che siamo entrati nel regno della divina volontà. Assolutamente, ecco, assolutamente, non è così. Questa è illusione spirituale allo stato puro, d'accordo? E poi dai frutti si riconosce sempre l'albero. Ecco, mano a mano che noi compiamo questo processo, io esorto anche, perché ho avuto già alcune esperienze, l'ho già detto, non positive, cioè andarci cauti, cioè io sono un figlio della divina volontà, io sono entrato nel regno della divina volontà, calma, calma, oh, cioè questa è una cosa, nel suo compimento, è una cosa grossa, capite? È una cosa che poi va dimostrata, d'accordo? Ed è una cosa che richiede la sussistenza di tutti i frutti, d'accordo? Della presenza della divina volontà, che vanno provati, d'accordo? Su cui non ci si può autoingannare. È evidente che mano a mano che l'anima cresce in queste disposizioni, d'accordo? E quindi si avvicina, diciamo così, o ha dei momenti in cui tocca questa fusione con la divina volontà, è evidente che comincia a sperimentarne tutti quanti i primi benefici. Pace profonda del cuore, la gioia e la percezione di non sentirsi tanto debole, ecco, di non sentirsi più così tanto incostanti, come Gesù stesso qui spiega. Ecco, quindi non è un processo questo qui che si attiva, no? Noi, se abbiamo fatto una scelta, sappiamo che per entrare nel regno della divina volontà ci sono anzitutto le conoscenze e quindi il contatto con queste verità, e la scelta dice: sì, io questo lo voglio. Questo è il prerequisito, perché Gesù non può farci un dono, specialmente così grande, senza avercelo fatto, senza averselo in qualche modo presentato e aver ottenuto il nostro consenso, nel senso di dire: ti interessa questa cosa? Sì, quanto ti interessa? Bene, partiamo. Ma una volta che siamo partiti, sia ben chiaro che questo è un cammino. D'accordo? Non è che faccio la risoluzione, bene, conosco quattro pagine degli scritti di Luisa, ho capito quattro cose, faccio il mio atto di volontà e abbiamo finito. Allora a questo punto io sono figlio della divina volontà e sono fuso con la divina volontà. Cioè, uno può tranquillamente, capite, c'è libertà di pensiero e di opinione, ma come ho spiegato in un'omelia sempre di ieri, di questa domenica, un conto sono le opinioni, che sono tutte quante rispettabili, anche quando sono strampalate. Un conto è la verità oggettiva. Ecco, la verità oggettiva è che
Per raggiungere questa fusione ci vuole del tempo, d'accordo? E ci vuole un lavoro costante, d'accordo? Anche, è chiaro che anche l'esecuzione degli atti nel divin volere fa parte di tutto quanto questo lavoro e richiede certamente anche questo l'impegno dell'attenzione. Ecco, però, già detto forse nei giorni scorsi, io non posso dire vieni di volontà nel mio mangiare e poi mentre mangio mangio come uno sprocedato. D'accordo? O bevo più del dovuto. Perché come fa la divina volontà ad unirsi a quell'atto? Capite? Cioè, diventa uno sproloquio, diventa, no? Quindi ricordiamo sempre, per non mai rischiare, ecco, di correre in vano, direbbe San Paolo. Quella grande considerazione che Luisa stessa fa nei suoi scritti circa il fare la divina volontà come prerequisito necessario per entrare nella divina volontà. D'accordo? Quindi si fonderanno diventando una sola cosa la volontà divina con una volontà umana che è già spogliata di se stessa, è già morta a se stessa in questo senso, nel senso che abbiamo definito, ecco. Non si può, come dire, bypassare questo passaggio. San Luigi Maria Monforte spiega bene che la consacrazione totus tuus aiuta in questo travaglio, perché questo è un processo asceticamente doloroso per l'anima. Ecco, allora lì subentra la Madonna, dice San Luigi, e aiuta l'anima a compiere questa spoliazione, questa morte a se stessa, quella che San Giovanni della Croce chiama la notte dei sensi e la notte dello spirito, in maniera non traumatizzante, d'accordo? Perché se uno legge La notte oscura gli scritti di San Giovanni della Croce, per vedere come si raggiunge la fusione e l'unione con Dio, insomma, non è una cosa così, un'operazione così scontata, cioè si richiede veramente un grandissimo travaglio, un cammino di purificazione. Qui no, perché interviene specialmente nei consacrati totus tuus, la Madonna a operare nell'anima attraverso quei particolari esercizi che si compiano con la consacrazione totus tuus. In ogni caso, anche la presenza della Divina Maria e la sua operazione che rende più scorrevole, più agevole questo processo, non ci esime, ecco, dall'attenzione, ecco, quindi dal sereno e sempre equilibrato, costante, ma diuturno anche sforzo ascetico di spogliarci di tutto ciò che è umano, perché tutto in noi comincia ad essere divino. Chiaro che in questo giova anche moltissimo la formazione, cioè io devo crescere anche da un punto di vista proprio di formazione della coscienza, devo conoscere le virtù, devo essere in grado di avere i parametri per discernere la divina volontà, devo imparare ad ascoltare la voce del mio cuore. Perché Dio ci parla nella coscienza, d'accordo? Non c'è bisogno, dice San Paolo, di troppi consiglieri. Quando uno ha imparato però a fare questo, e imparare ad ascoltare bene la voce della coscienza, non è una cosa scontata. E fino a quando questo non si è in grado di farli, e non siamo in grado di deciderlo da soli se siamo in grado di farlo, è necessario, quando ci si vuole inoltrare in percorsi di santità, farsi accompagnare da una buona guida ed obbedirgli. Ricordiamo sempre che la Madonna, la Divina Maria in terra, lo ha rivelato anche a Luisa, tutto sotto obbedienza metteva. Chiedeva a San Giuseppe l'obbedienza anche di svolgere le mansioni più comuni della vita ordinaria. Ecco, capite? E, come atto di maggiore perfezione, perché nell'obbedienza, intesa in questo senso, si ha, come dire, la certezza assoluta di operare dentro la divina volontà, e in ogni caso l'obbedienza perfeziona gli atti che, pur buoni, sono compiuti senza di essi, senza di essa, no? Quindi, ecco, siamo sempre attenti a ringraziare il Signore per questo dono, ecco, però ricordiamo che prima che non abbia più vita in noi l'umano, la debolezza, l'incostanza, ci vuole l'ostia preparata. Corpo, pulito,
sotto tutti i punti di vista che abbiamo visto, e volontà lontana dal peccato, in tutte le sue forme. Secondo, ci vuole una volontà che accetti di affrontare la morte e quindi di lasciarsi, come dire, plasmare, di tendere all'unione con i divini voleri in tutto, anche nel minimo, non soltanto nelle cose che sono comandate sotto pena di peccato, ma anche nelle altre. D'accordo? Perché volontà di Dio va molto oltre. D'accordo? Quando questo lavorio c'è, sicuramente la divina volontà arriverà e compirà il miracolo, la vera e perfetta consacrazione, quindi la unione, la fusione, in modo tale che la nostra umanità, la nostra persona, come nell'ostia consacrata, diventerà semplicemente un accidente senza più consistenza propria, ma mosso completamente e operante sempre nel divin volere. Ma capite che questa è un'operazione che, come dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Prima di poterlo dire, perché dopo bisogna, ripeto, dimostrarlo, no? Ci vuole e ci passa un pochino di tempo. Facciamo il nostro minuto di silenzio e poi concludiamo la meditazione. O Divina Maria, tu che in tutto sei stata sempre fusa, tu che sei davvero l'ostia vivente, il tabernacolo vivente dell'Altissimo, c'è chi afferma che addirittura in paradiso traspare dal tuo petto un'ostia consacrata, insomma, con cui sei stata completamente fusa, e tu che hai percorso questa via perfettissima, ecco, di unione assoluta con la divina volontà, non concedendo alla tua volontà nemmeno di compiere un atto solo, semplicemente indipendente da quella divina, prendici per mano e accompagnaci in questi processi necessari alla nostra unione con la divina volontà. Conduci il nostro corpo ad essere perfetto, la nostra volontà umana ad essere perfetta, e la nostra volontà umana ad essere spogliata completamente di sé, per poter essere unita attraverso questo mistico atto alla divina volontà. Ottienici la grazia della costanza serena, della perseveranza, del discernimento e della fedele attuazione di tutto ciò che la divina volontà ci mette dinanzi e ci fa comprendere giorno per giorno. Come a proposito di oggi, è chiaro che è bene mantenere nel cuore l'immagine dell'ostia vivente, con tutte le significazioni che poi abbiamo approfondito durante questa meditazione. Ora un piccolo giro nella Divina Volontà. O Gesù, come tu sei nostro cibo nell'ostia consacrata, per mezzo della quale, come dice Sant'Agostino, non sei tu che diventi noi, ma siamo noi che ci trasformiamo in te, così rendi anche noi tuo cibo, tuo alimento. Fa che i nostri pensieri, i nostri affetti, i nostri desideri, le nostre inclinazioni, i nostri palpiti, i nostri sospiri e soprattutto il nostro amore tenda a te. Che
la nostra anima possa essere completamente divinizzata e convertita in te. La vita nella divina volontà è scoperta di come la divinità ha operato nella tua umanità sulla terra. E questo perché avvenga profondamente il processo di divinizzazione della nostra anima e della nostra persona. Compi questo in noi, aiutaci a formare le disposizioni necessarie perché questa operazione tutta divina possa compiersi e accadere. Vi benedico tutti nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.